Due parole su ACCO, ma faccio così, due parole su ACCO, ACCO è l'associazione professionale dei consulenti, cioè cerchiamo di aggregare, di fare la famiglia di tutti coloro che svolgono questa professione in maniera sistematica e continuativa. Professione misteriosa quella del consulente di management, no? Sostanzialmente spesso quando uno non sa cosa fare dice beh, lavoro in azienda, di cosa mi occupo? Faccio il consulente di management, primo problema. Secondo problema, il consulente di management viene spesso confuso alla natura professionale con la logica contrattuale. Cioè, siccome non sono dipendente, ho un contratto di consulenza, quindi sono un consulente di management. Mentre per noi la professionalità del consulente di management è di una persona che svolge uno specifico attività lavorativa, ci dare supporto, di dare aiuto alle aziende sui temi di management, e poi lo può fare con logiche contrattuali di qualsiasi tipo. Ecco, noi cerchiamo di aggregare tutti coloro che fanno queste attività. Facciamo parte di una grande famiglia mondiale, nel senso come APCO Italia ci sono altre associazioni in tutto il mondo, l'associazione che li riunisce si chiama ICMCI, di cui noi siamo rappresentanti in Italia, e cerchiamo anche di qualificare il mercato come scelta strategica, cioè di facilitare l'interazione fra domanda e offerta, cercando di qualificare l'offerta, cioè di noi consulenti, di dire ai consulenti che sono qualificati. Eroghiamo una certificazione chiamata CMC che aiuta a dire che questa figura professionale è la figura professionale di un consulente con ragionevole e qualificate esperienze, quindi molto probabilmente in grado a te cliente di dare valore. Questo è un po' quello che cerchiamo di fare. Ecco, la nostra missione è proprio quella di aggregare la famiglia professionale, darle visibilità, farla crescere, fare crescere. Noi crediamo che la consulenza sia effettivamente uno strumento di crescita del sistema economico, ma quindi anche i consulenti debbono evolvere, devono crescere. Ed eventi come questo per noi sono proprio in questa logica, cercare di aggregare i consulenti, cercare di aggregare in generale stakeholder del sistema economico per confrontarsi su certi temi e capire come poi portarli in azienda, come renderli operativi. Il tema del SELPIL è una misura efficace per valutare lo sviluppo dell'economia, è un tema che si sta discutendo in questo periodo, no? Sassuna ha citato diverse posizioni e ci sono altre considerazioni, quindi certamente è un tema d'attualità. Ma chi di voi la rivista va a pagina 60, rimarrà, almeno io sono rimasto fortemente colpito, di leggere cosa diceva Robert Kennedy, che sì, capivo che Robert Kennedy era un fine pensatore, però devo confessare la mia sorpresa nel leggere quello che ho letto qua. Robert Kennedy, quindi nel 68, dice: il nostro prodotto nazionale lordo calcola l'inquinamento dell'aria, la pubblicità delle sigarette e le ambulanze che portano via le vittime d'autostrada. Il nostro prodotto nazionale lordo calcola le serrature di sicurezza che mettiamo sulla porta e le carceri in cui vengono reclusi coloro che le violano. Calcola la distruzione delle sequoie e la perdita delle nostre meraviglie naturali nel caotico sviluppo edilizio. Ma il prodotto nazionale lordo non si preoccupa della salute dei nostri figli, della qualità della loro educazione e della gioia che provano giocando. Forse concetti che di per sé sono intuitivi, però devo dirvi, a me ha colpito leggerli da parte di Robert Kennedy nel 68, che credo che all'epoca fossero veramente devastanti e fortemente innovativi come concetti. Quindi in questo senso una rivista che ci aiuta anche un po' a prendere contatto con segnali di questo genere. Dal punto di vista anche consulenziale, il tema, io dico, è noto e discusso da molto tempo, cioè non è che parlare di employee satisfaction, usando il termine inglese, sia un fatto innovativo, è un tema che se ne parla da tanti anni. Ad esempio, voglio dire, un classico per me dello sdoganamento, ho voluto mettere una data, anche se gli studi sulla motivazione sono studi che partono dagli anni 30, no? Ma se vogliamo cercare una data di sdoganamento in contesto europeo-italiano, quando fu definito il modello dell'FQM, l'European Foundation for Quality Management, e parlo quindi del 1988, ci fu una specie, secondo me, di sdoganamento ufficiale, cioè in un modello di business, perché questi erano definiti modelli di business, fu sancito che uno degli elementi, uno degli aspetti da valutare è risultati relativi al personale, e si andava proprio a richiedere che si sosteneva in questo modello che un'azienda eccellente doveva avere un personale motivato e soddisfatto, e si chiedeva di dare evidenze di indicatori legati sia a parametri legati a assenteismo o altri parametri di carattere numerico, ma anche indicatori di soddisfazione percepita. Allora dico, è un fatto questo che dall'88 per esempio che se ne è parlato, e questo modello poi l'ho preso come una data, ma sappiamo benissimo che l'evoluzione di modelli americani che arrivano da modelli giapponesi, quindi tema che andava avanti da tanto anni. Ma volevo solo dire che non è nuovo il fatto che siamo qui a parlare di employee satisfaction, quindi un po' in questo senso vi dicevo a disagio, però estremamente soddisfatto. Questa rivista che cosa ci dà? Beh, innanzitutto la rivista ogni tanto ha qualche passaggio tipico, io prendevo prima in giro Enrico, no?
da ricerche americane, no? La ricerca ha dimostrato che una persona felice sta meglio di una persona infelice. Ecco, questo è uno degli output di una ricerca. Ecco, d'altro canto, voglio dire, gli studi danno forza a considerazioni di carattere empirico, no? Cioè, è facile a volte avere delle intuizioni, ma spesso la ricerca arriva a sostenere da un punto di vista metodologico e quantitativo altre intuizioni. Quindi, soprattutto in momenti come questi, poter sostenere che la motivazione e la situazione dei dipendenti effettivamente sono dei fattori che si dimostra scientificamente che danno un beneficio al risultato aziendale è qualcosa che serve, proprio perché sono questi momenti in cui sarebbe più facile. Quindi, così come da un lato mi fanno sorridere certe ricerche, ne riconosco la potenza in determinati momenti, proprio la loro efficacia. Ecco, chiudo su questo per dire, come dicevamo prima, HBR per noi è un po' una finestra su quello che probabilmente avverrà, no? È un po' un anticipo, ci dice guardate che la tendenza è questo. Allora, il fatto che oggi siamo qui a parlare di HBR che sta parlando del tema della felicità, per me è una speranza, speriamo, io dico, che allora questo tema, no, stia ritornando d'attualità anche qui da noi, cioè che il problema della motivazione del lavoratore si torni ad essere un leva effettivamente di business. Vorrebbe dire proprio che ci sarebbe una ripresa complessiva dell'economia, un segnale che non siamo più in una situazione in cui il talento, se anche lascia l'azienda, non è un problema. Sarebbe un segnale di un'economia che riprende, in cui tenere i talenti in azienda diventa un fattore importante, in cui è importante motivare e trattenere le persone. In questo senso il mio augurio è una speranza che questo sia un segnale che entro poco tempo anche noi ci troviamo a dover effettivamente affrontare come rendere effettivamente tutte le nostre aziende più felici con i propri dipendenti. Grazie.